Benvenuti ragazzi e bentornati qui su MotoGP 19. Siamo qui per la terz'ultima gara della Rookies Cup. Purtroppo il video del Gran Premio precedente, quello di Germania, non sono riuscito a pubblicarlo, siccome purtroppo ho avuto dei problemi con il file, si è corrotto, non si sa perché, però va bene, fidatevi, non vi siete persi niente perché purtroppo sono finito addirittura con un ritiro, quindi purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Siamo comunque a 16 punti dalla vetta, siamo al quinto posto, quindi ancora non ho detto l'ultima parola, ci sono queste ultime tre gare. Dopodiché vedremo quale sarà il team che sceglieremo per iniziare a fare, diciamo, sul serio con una moto 3. Quindi bando alle ciance e andiamo a fare la qualifica che ci porterà sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Austria. C'è già un gran movimento all'interno del box e tra pochi minuti la direzione gara aprirà il tradizionale turno di qualifica. Eccoci ragazzi, allora pronti per le qualifiche di questo Gran Premio. Prima cosa cambiamo le gomme, mettiamocene di nuove, sia sull'anteriore che sul posteriore. Effettuiamo un po' di modifiche sull'assetto con l'ingegnere di pista, A l'assetto giudicare dalle guidato. immagini c'è fermento nel box. Ingegneri meccanici si avvicinano al pilota per capire cosa cambiare sulla moto. Ok, è entrata in curva, è un po' lentina nel piegare, quindi cambiamo la reattività dicendo che piega lenta, applica modifiche. Per quanto riguarda di solito i cambi di direzione, al momento non ne ho bisogno, quindi dovrebbe andare a posto così. Non ho molto tempo a quanto vedo, 8 minuti. Ho abbassato il controllo dell'elettronica da 4 a 2. La moto sarà un po' meno stabile, ma almeno dovremmo ricavarne in velocità. Iniziamo il nostro primo giro. Vediamo un po' come ce la caviamo. Le libere le ho fatte con la pioggia, invece le qualifiche ce le facciamo col sole. Tutta un'altra cosa, ovviamente. La moto dovrebbe essere più stabile, invece prima imbarcavo parecchio. Forse ho fermato troppo tardi. No, no, l'ho fatta molto bene. Apriamo il gas tranquillamente. Casco rosso, non penso di essere il primo che ha fatto qualche giro, spero. Insomma, in altri 7 minuti qualcuno avrà girato, no? Questa è la curva che mi preoccupa sempre di più. Infatti la facciamo un po' larghina, ma pian pianino cerchiamo sempre di migliorare. Ok. Forse sono andato tardi. No, va benissimo. Occhio a non piegare troppo. Ok, riapriamo il gas. Altra curva. Stiamo stretti. Molto bene. Sì. Aperto, vai a manetta. Ultime due curve verso destra. Molto bene, non starmi in mezzo alle scatole, per favore. Vabbè. Invece mi ha rotto le scatole. Vediamo un po', dovremmo fare circa 1,45, 1,449. Siamo sotto l'1,45, vediamo se riusciamo a migliorarci. Tanto questo si fa sempre gli affari suoi. Chi è? Sacco! E che caspita! Vediamo un po', se nel primo settore miglioro continuo, se no andiamo ai box. Vediamo. Tanto mi faccio la curva. No, non ho migliorato. Ok. Va bene, andiamo ai box e vediamo alla fine delle qualifiche come ci siamo piazzati. Si chiude qui il turno di qualifica per l'assegnazione della pole. I risultati che vedete in questo momento non solo ci mostrano la composizione della griglia di partenza, ma ci danno anche un'idea di quelli che saranno i valori in pista nella gara di domani. Bene, allora, dopo una gara orrenda che ringraziando per voi non avete visto, ci ritroviamo in pole position
con addirittura 8 decimi di vantaggio da Bertel, che è italiano. Ah, si è dato una svegliata finalmente. Va bene ragazzi, allora abbiamo fatto veramente un'ottima qualifica. Se corriamo così come abbiamo fatto adesso in qualifica, in gara non ce ne sarà per nessuno. Speriamo bene, andiamo in gara. Buongiorno, buongiorno e benvenuti sul circuito del Red Bull Ring. Ancora pochi istanti e finalmente avrà inizio il Gran Premio d'Austria. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. È stato un lungo weekend per i piloti, ma finalmente è arrivato il momento della resa dei conti. Siamo con le immagini sulla griglia di partenza. Ancora qualche istante e avrà inizio la gara. Ok, allora, cosa importante, cambio gomme, set nuovo, anteriore e posteriore. Bene così. Vediamo ingegnere di pista, vediamo se l'assetto è rimasto uguale. No, piega lenta, applica. E così dovrebbe andare. Va bene ragazzi, come sempre facciamoci segnare la croce. Siamo quinti in classifica, 10 punti, no, 16 punti di svantaggio dal primo, ce la possiamo ancora fare, speriamo di fare un buon piazzamento qui e preghiamo il Dio. I piloti hanno appena completato il giro di allineamento e sono schierati sul rettilineo del Red Bull Ring, ma ancora mai pochissimo alla partenza di un altro Gran Premio d'Austria. Pronti ragazzi, Gran Premio d'Austria che sta per partire, pole position, speriamo in una buona partenza. Staccata la frizione, posizione partenza regolare. Vertel ci sta attaccato, vediamo di chiuderlo nella prima curva, non ci riusciamo. Però almeno la prima curva siamo ancora integri, ma non è quella che mi preoccupa, sono la seconda e la terza le più pericolose. Manteniamo il nostro secondo posto, quasi. Sarà una bella lotta, 6 giri. Cioè, ma loro quanto prima frenano che riescono a fare le curve tranquillamente? Questo vorrei capire. Questo vorrei capire, cioè. Boh! Io non l'ho capito. Voi lo capite? Ok, decimo. Ma è normale, me l'aspettavo già. Traballiamo. Cerchiamo di non andare almeno nella sabbia, ma sì, vabbè, hai voglia. Ciao, ciao, ciao ragazzi, è stato bello. 24esimi, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, non ho parole. Rimontona. Cerchiamo la rimontona. A costo di arrivare senza gomme. Cerchiamo di superare tutti all'interno, anche a suon di sportellate, non mi interessa. Infatti, mamma mia, li stiamo superando tutti. Siamo sesti, quinti, quarti, ultime due curve, stringiamo e chiudiamo, ok, ultima curva del giro, anticipiamo la curva, fatta molto bene, infatti abbiamo più velocità in uscita e siamo addirittura secondi, va bene ragazzi, cerchiamo anche di superare il nostro connazionale. Secondo giro, ok, oh porca miseria. Vediamo, ok, non sono uscito, però mi sono scontrato con chi? Chi sei? Chi sei che mi vieni addosso? Chi sei? Mamma mia, tutto sull'erba, neanche sul cordolo, sull'erba. Non ci credo, ho fatto bene la terza curva. Che è successo? Domani piove. Ok, però vabbè, come al solito perdiamo posizioni. Non riusciamo a mantenere la nostra posizione, però adesso vedremo. Ah no, ma è questa la curva. Sembrava strano. Curva, piega, 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 piega. Oh, là, bene, molto bene. Quarto posto, andiamo all'inseguimento. Molto meglio, anticipiamo la curva, stiamo stretti in traiettoria e apriamo il gas. Andiamo all'interno, usciamo molto meglio del primo e ci riprendiamo il primo posto. E adesso speriamo di riuscire a distanziarli un po', così infatti. Siamo quasi a metà gara, ragazzi.
Ok. Questa forse potevo farla un po' meglio. Ok. Quanto lontani sono? Un po'. Un po'. Ok. Bene. Le gomme stanno bene. Metà gara, ragazzi, dai. Cerchiamo di avere più vantaggio possibile, viste le prossime due curve, che sono quelle che mi preoccupano sempre di più. E infatti il vantaggio che abbiamo non basta. Non basta, però dobbiamo sempre provare a restare nel gruppo, perché gli ultimi giri saranno cruciali. Piano, Madonna Santa però. Ma guarda qua, guarda qua. Non ti guardano, non ti vedono, non ti vedono, non ti vedono. Stiamo all'interno. Usciamo dalla curva. Anticipiamola questa, in modo da stare più interni possibili. E via. Ok. Lotta per il primo posto. Se riesci a stare in traiettoria ti vengono a sbattere, ma almeno non ti superano. E se riesci a stare in traiettoria nelle curve esci molto meglio. Cioè, se noi riuscissimo a stare così nell'ultima curva del ultimo giro sarebbe il top. Intanto ultimi tre giri. Devo cercare di stare il più possibile in traiettoria, perché così chiudo lo spazio agli avversari e siamo a posto. Però è più facile a dirsi che a farsi, raga. È più facile a dirsi che a farsi. Anche perché sono lì, sono tutti attaccati. Rimaniamo nel gruppo. Quinti, per ora siamo quinti. Ancora la curva maledetta. Io piego praticamente mezzo secondo dopo di loro, questo è il mio problema. Vai con la remontata. Veniamo, stiamo stavolta all'esterno, occhio a non sbarellare troppo. Ok, bene, cambio di direzione veloce, torniamo primi. Siamo quasi per entrare nel penultimo giro di gara. Curva. Eccoci qua. E sono tutti là. Tutti là, perché questo distacco non è assolutamente niente. Abbiamo 6 decimi di vantaggio. Che non sono assolutamente niente. Penultimo giro, ragazzi. Teniamo tutto com'è. Le gomme, quella posteriore è la più consumata. Speriamo che non ci abbandoni proprio nel momento del bisogno. Larghi, 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 stralarghi. Però restiamo sempre secondi. Sì, l'erba possibilmente no, eh. Anticipiamola un po', vediamo. Ah, molto meglio, molto meglio. Addirittura con l'incrocio stavamo anche per superarli. Ok, ok. Molto bene. No. Ok, ho rischiato qua. Un
Ma questa pista già la conoscevo perché in Formula 1 è una di quelle che mi piacciono di più, sono abbastanza semplici da fare, solo che una cosa è con le macchine, una cosa è con la MotoGP. Abbiamo distanziato di 1,4 secondi i nostri avversari. Cosa buona e giusta, ragazzi, e siamo per entrare nell'ultimo giro. Speriamo che ci vada bene, perché una vittoria sarebbe fondamentale. Ultimo giro. 1,100 di vantaggio dal gruppo. No, il cordolo, cordolo no. Cordolo brutto. Dai, seconda e terza curva. Fammele fare bene per una volta. Concentrati. Sempre largo. Vabbè. Lotteremo. Lotteremo anche stavolta. Adesso l'importante è fare bene questa curva qui, che arriva adesso. Bertel. Ha sempre fatto male fino adesso in campionato. Dai, 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 dai. No. Niente, no, niente. Proprio non vogliono. Non so cosa fare. Siamo settimi, ragazzi. Giochiamo tutto in queste curve qui. Usciamo bene. Usciamo bene. Le gomme. La gomma posteriore è andata. Non mi mollare adesso. Non mi mollare adesso. Non mi mollare adesso. Non mi mollare adesso. Dai. Ultime due curve. Ultime due curve. Allunga finché puoi. Chiudi, chiudi, chiudi. Vai, 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 sportellata, attenzione, attenzione sul rettilineo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. E postice! E postice! E la portiamo a casa! La regia ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti. Diamo una rapida occhiata alla classifica finale della gara. E la portiamo a casa! Mamma mia, che ultimo giro al Cardio Palma! Vediamo un po'. Classifica, secondi a meno 3. Bene, bene, e mancano due gran premi. Mancano due gran premi, ce la possiamo fare, ragazzi. Mamma mia, che bella gara. Che bella gara. Bene, bene, bene così. Questa vittoria è il vero coronamento di un weekend di grande fatica. Se il suo team continua a lavorare così per gli avversari, sarà davvero difficile arrivargli davanti. Ok, ragazzi, allora, devo dire che è stato veramente un weekend molto intenso. La qualifica è andata bene, la gara è stata spettacolare e non priva di sorprese e di suspense. Ci mancano le ultime due gare della stagione, San Marino e dopodiché abbiamo Aragon. Abbiamo solo pochi punti di distacco, ben 3, quindi possiamo giocarci tutto in questi ultimi due gran premi. Speriamo bene. E dopo vorrei tanto finire questa stagione da campione di Rookies Cup e dopo comincerò a fare veramente le cose serie con la Moto 3. Io spero che questo video vi sia piaciuto, questa puntata finisce qui. Se vi è piaciuta mettete tanti like e condividetela. Iscrivetevi al canale se vi piace ciò che posto. Qui sotto trovate i link in descrizione ai miei altri social, Instagram, Facebook e il mio canale Twitch. Andate a visitare il sito di 4Gamers, un bellissimo sito di intrattenimento a 360 gradi di cui io faccio parte del team, dove potete trovare nella sezione TV tutti i miei gameplay, oltre ai video postati da altri miei amici / youtuber, dove giocano anche loro ai loro giochi preferiti. In più ci sono molti articoli riguardanti il mondo dei videogiochi e anche cosplay e divertimenti vari. Un abbraccio a tutti, un bacio dal vostro Enomis e ci vediamo alla prossima gara. Ciao ragazzi!